Eccola qua, ciao Kate! Ciao Paolo, eccomi. Ce Eccomi, ti stavo l'abbiamo aspettando. fatta, giusto? Byron Bay. Sono Byron Bay, non proprio Byron Bay, sono nei suburbs, sono un po' più fuori, ma diciamo che la gente non conosce i paesini che ci sono intorno a Byron Bay, ma sono più o meno lì. Ma scusa, ma Byron Bay già è piccolino. Il paesino in cui sei tu dov'è? Cioè, è ancora più piccolino. Allora, sono 20 minuti di macchina da Byron Bay, si chiama Ocean Shores, Byron Bay è un po' più, diciamo, la Bondi, un po' se fosse la Bondi di Sydney, no? È molto turistica, c'è un sacco di vita, eccetera, eccetera. Dove sono io, Ocean Shores, non c'è nulla. Sono in mezzo al niente. Però mi piace Nulla. Nulla. molto perché essendo comunque avendo dei lavori sociali in cui parlo, anche proprio sociali, faccio proprio del lavoro sociale con della gente. Vedo gente dalla mattina alla sera, poi quando torno a casa, insomma, mi piace starmene un po' tranquilla, no? Un po' tranquilla, ma senti, ma da quanto tempo vivi lì tu? Ma noi ci siamo trasferiti di recente, siamo qui da settembre, da Bondi, direttamente da Bondi, Stavo Sydney, locale. Australia, Ocean Shores. Scusa, ripeti un attimino, quando è che vi siete trasferiti A un paio di mesi, da settembre siamo qua. lì? Ah, ok. E tu da quanto tempo che sei in Australia? Sono 6 anni che sono in Australia con Dani, mio marito, e abbiamo vissuto a Bondi praticamente per 6 anni e poi abbiamo deciso, una volta preso il visto, abbiamo deciso di spostarci. Ah, ok. Era il vostro sogno. Sì, dopo un po' era iniziato come un sogno, è diventata un'agonia, come tutti ben sappiamo. Ok. È finita, è finita. E tu di dove sei? Io sono nata in Puglia, nella parte simpatica dell'Italia. Sto scherzando. Perché mio marito è di Bergamo, quindi abbiamo questo battibecco tutte le volte. Però sono cresciuta a Milano. Cresciuta a Milano, che zona? Dove? Sono cresciuta in zona, prima verso, come si chiama? Crescenzago, quei posti lì, poi Cologno, ho fatto Vimodrone, ho vissuto a Vimodrone per 11 anni e poi mi sono trasferita verso Trezzo d'Adda, un po' più su, Ah, ho capito. remotely. Totalmente dall'altra parte, insomma, rispetto a dove sono io, come dire. E poi 6 anni fa sei venuta qua, ma tu hai detto tuo marito. Che da poco è diventato tuo marito, insomma. Ecco, Sì, ad agosto. infatti, ho visto le foto di quel matrimonio da favola, insomma. Magari, bello, sì. È Sì, diventato. Lo conoscevi già o l'hai conosciuto qui? no, ci siamo conosciuti in Italia. Tra l'altro, divertente il modo in cui lui mi ha approcciata dicendomi: non ti innamorare di me perché io ho intenzione di andare a vivere in Australia. Da film. Con una spocchioneria, proprio se si dice in italiano, questa spocchianza tremenda. E io, da brava invece pugliese, gli ho risposto: direi che sarai tu che ti innamorerai di me e mi implorerai di venire con te in Australia. E siamo qui in Australia insieme e ci siamo sposati ad agosto. Quindi sì, è andata bene o male come avevo Quindi immaginato. siete arrivati insieme in sostanza. Sì, siamo arrivati insieme. Siamo arrivati insieme, siamo arrivati direttamente a Bond. Tra parentesi, eravamo insieme da molto poco. Quando ci siamo trasferiti in Australia, eravamo insieme da neanche un annetto. E già però convivevamo, siamo andati a convivere dopo 8 mesi che ci conoscevamo, quindi abbiamo fatto un po' di convivenza e poi abbiamo deciso di partire. I Ok. tempi erano buoni e niente, siamo partiti. L'inizio è stato chiaramente un po' burrascoso perché adesso sono cambiata completamente, però ero la classica milanese, sempre con la borsetta firmata, il tacco alto, tutta struccata, super precisa, e sono finita chiaramente. Siamo arrivati a Sydney, ci siamo presi uno schiaffone con gli affitti, e quindi siamo finiti in una share house, in una casa in condivisione con dei brasiliani zozzi da morire. È stato un inferno. Io, dopo 3 settimane che eravamo lì, tutti i giorni tornavo a casa in lacrime, dicevo: tu mi devi portare via da sta casa, se io ti mollo me ne torno in Italia. E da lì, poi, 3 settimane sono resistita lì dentro. E ci siamo spostati in uno studio che, come ben tu sai, non lo possiamo neanche chiamare monolocale. Lo studio a Sydney è praticamente una stanza con un bagno, che però ce l'ha Secondo ognuno nella me, tua. ogni studio che ho visto,
ho pensato ad anni di distanza, dopo che ho visto vado a vivere in città, quello di Renato Pozzetto, ho detto sicuramente quella scena del monolocale quando lui dice tac, 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 era tutto lì. Secondo me è venuto a girarla qua, ha fatto un'esperienza in Australia, ha visto sti studi che non sono neanche stanze da considerare stanze, e l'ha riportata, perché effettivamente studio almeno ti immagini qualcosa di, ma in alcuni casi sono stanze senza neanche finestre dove mangi sul letto. Noi mangiavamo sul letto, esatto, perché non c'era chiaramente lo spazio, beh, hai detto bene, non c'era lo spazio per avere un tavolo. E nonostante tutto, nonostante comunque fossimo in questo piccolo spazio, con un bagnettino, una mini cucina, eccetera, eccetera, abbiamo avuto il piacere di ospitare due nostri amici, due, dall'Italia per qualcosa tipo 2 o 3 settimane, una cosa del genere. Siamo stati in quattro in quello studio. Un altro nostro amico che l'abbiamo fatto, loro dormivano, abbiamo buttato un materasso a terra e chiaramente quel materasso la mattina scompariva sul balcone. No, è proprio il massimo, è spettacolo. E quindi siete riusciti a rimanere lì dentro per addirittura 3 settimane in quattro? No, siamo rimasti 3 settimane nella casa in condivisione con i brasiliani, siamo rimasti nello studio per 2 anni. Ok. Sì, ne abbiamo fatto 2 anni in questo studio, abbiamo avuto degli ospiti, appunto, come dicevo, un altro amico che è rimasto con noi per un mese, ha dormito sul lettino da massaggi per un mese, il nostro amico dall'Italia. Insomma, quando ti sei accorta che la milanese che c'era in te ti stava pian piano lasciando? Abbandonando. Allora, tutto è cambiato quando ho iniziato, insomma, a guardarmi intorno e a decidere di volermi integrare un po' nella vita australiana, no? Quindi non volevo rimanere chiusa nella mia comfort zone di essere italiana con un certo stereotipo di tacco, trucco, bla bla bla, no? E ho detto, ok, questa cosa deve finire. Il problema è che poi sono passata in un nanosecondo da un estremo all'altro. Infatti, tante volte Dani mi guardava e mi diceva: ma veramente stai uscendo conciata così? Robe improponibili che tu vedi chiaramente tutti i giorni per la strada. Ecco, io mi sono super conformata in un secondo alla vita australiana, quindi devo dire con grande piacere, perché questa cosa di, insomma, svegliarsi la mattina, fare tutta questa routine di trucco, parrucco, di cosa mi metto, che borsa scelgo, le bollette, i tacchi abbinati, eccetera, eccetera, mi portava un po' di stress nella mia vita. Invece adesso, sai come si dice, no? Mi spruzzo del vino a vino addosso, mi butto nell'armadio, qualsiasi cosa mi viene Spettacolo. appiccicata. No, ma che poi ho visto quando prima mi dicevi, no, tutta precisa, tacco alto, vestita bene, così mi è venuta in mente l'immagine appunto del tuo matrimonio, che vi siete sposati e tutti quanti, voi compresi, eravate a piedi Eravamo tutti a piedi nudi, sì, è stato bellissimo. Era una cosa che non ha. Siccome io comunque in Italia cantavo i matrimoni, era il mio secondo lavoro. Ho sempre fatto dei matrimoni in cui, cioè, sono sempre stata a matrimoni in cui la gente dopo 20 minuti, 30 minuti era già seduta con il dolore ai piedi. Ho detto: ma perché dobbiamo farci questa tortura? Perché ci dobbiamo torturare così? E quindi ho detto: no, ragazzi, è il mio matrimonio, non ci deve essere discomfort, non ci deve essere, capito, come si dice? Così c'è Dovete discomfort. stare tutti bene, tranquilli e sereni. Esatto. Scomodità, non ci deve essere scomodità, dovete stare tutti bene, quindi tutti a piedi nudi. E hanno abbracciato tutti questa cosa con grande gioia e ci siamo divertiti da morire. Da morire. Quindi eravate a Bali, eravate. Eravamo a Bali in questa location magnifica proprio sull'oceano, quindi abbiamo fatto la cerimonia sulla cliff, Promontorio. diciamo, su questo promontorio che guardava l'oceano sotto, dove scendeva proprio lì, il tramonto scendeva proprio lì dietro di noi, con l'arco, con i fiori, stata una cosa stupenda. E poi è iniziato, insomma, è iniziato il party, è finito tutto a schifio, a fine serata eravamo tutti ubriachi in piscina. Altro che Pazzesco, senza a lanciare scarpe. sedie, insomma, un disastro. Quindi è andato bene. Se è finito così, vuol dire che è andato bene. Senti, ma tu che facevi in Italia? Cosa facevo in Italia? Facevo diverse cose. In Italia cantavo molto, cantavo ai matrimoni, cantavo nei locali, poi lavoravo sempre comunque un po' nelle spa, lavoravo come personal trainer anche perché ho studiato scienze motorie. Ah, ok. Tra l'altro Dani ha fatto la stessa università che ho fatto io prima di fare osteopatia e ci saremmo incontrati nei corridoi mille volte, ma non ci siamo mai incontrati.
mai Perché non cambiato. era. Ah, ma che figata! Non era il momento giusto, come Non erano dire. esatti, i tempi non erano maturi. Esatto. E poi cos'altro? E poi niente, facevo un po' di rappresentanza, facevo un po' di rappresentanza farmaceutica, tipo mi mandavano da un'azienda farmaceutica per cui lavorava mio padre nelle farmacie, sempre tutta vestita carina, sai, quelle ragazze che trovi lì e ti propongono di Sì. prendere robe di cui non hai bisogno, Quindi diciamo, fondamentalmente. quando sei venuta via, diciamo, hai dovuto lasciare un po' tutti questi lavoretti, insomma. Sì, ho dovuto lasciare, sì, ho lasciato tutto, stavo molto bene, tra l'altro perché la musica mi sosteneva alla grande, Ah, quindi anche. ok. Sì, anche economicamente non ho mai avuto problemi, avevo una casa mia, quindi non sono partita perché, cioè, perché l'Italia non si trova lavoro, non c'ho fame, non arrivo a fine mese, non per quello assolutamente, neanche Dani comunque. Siete Siamo partiti partiti per proprio il team. perché, siamo partiti perché avevamo voglia di cambiare, avevamo voglia di, insomma, di vedere un posto diverso nel mondo, di fare un'esperienza diversa, poi Dani aveva imparato a surfare in Portogallo, quindi si era innamorato di questo stile di vita del surf. Era stato in Australia prima di me per 3 mesi come turista e ha perso la testa per questo paese. E quindi da lì, insomma, Sì, e poi mi da ha lì adesso. trascinato. T'ha tirato dentro. Senti, oggi cosa fate? Allora, lui è osteopata, giusto? Sì, lui è osteopata in Italia da un secolo, però sta prendendo riconoscimento qui in Australia. Per il momento praticamente fa quello che fa un osteopata, tranne alcuni. Quindi il suo nome ora è Massage Therapist, che fa tutto quello che fa un osteopata, tranne alcune manovre. Che però lui già non faceva in ogni caso nella sua pratica, però insomma adesso sta facendo sta iniziando questo master all'università, per cui può appunto prendere il riconoscimento qui in Australia e l'unica cosa che cambierà è che invece di chiamarsi massage therapist si chiamerà osteopata, ecco, Ho capito. sostanzialmente. E abbiamo aperto questo business insieme a un altro amico anche, quindi era già questo dove sono adesso era già uno studio di Pilates. Di là stanno facendo lezione, che già stava andando, e poi siamo arrivati qui con un nostro carissimo amico da Sydney, che ce l'abbiamo nel cuore, Skander, che ci è venuto qui, è stato qua con noi per qualche giorno e ha tirato su in niente, ha tirato su 2 stanze, ha fatto tutti i collegamenti, è stato un miracolo. E quindi adesso abbiamo 2 stanze all'interno di questo studio di Pilates, una per me, più grande e più bella, una È per Dani. più curata, immagino, è più curata. Oh, sicuramente più pulita. Sì. No, scherzo, è molto pulito. E una per Dani in cui appunto fa i suoi trattamenti. E tu invece di che cosa ti occupi? La mia è un po' più spa, capito? C'è il lettino, c'è il lavandino con lo specchio, piante, molto, molto figo. Ok. E tu invece di cosa ti occupi? Io faccio qui prevalentemente mi occupo un po' di trattamenti spa, quindi massaggi, anche remedial, deep tissues, così diciamo chiamiamoli medicali, con anche trattamenti viso e faccio iridologia, sono nella medicina naturale da un po', in realtà da quando sono a Sydney, poi ho preso questo certificato da iridologa, Come si chiama? quindi Iridologia, iridologia. che cosa sarebbe? Fantastico, Paolo! Per Quando prima vieni volta a che faccio trovare? anche questa cosa qui per scoprire cose nuove. E questa non l'ho mai sentita, ti dico la verità. Allora, quando vieni, segnatelo, quando vieni a trovarmi ci facciamo una session. Dunque, praticamente con una sorta di camera particolare, prendo le foto agli occhi dei miei clienti, sono diverse foto, quindi prendo la parte colorata dell'iride e la parte bianca, si chiama sclera, e da lì c'è tutta una mappatura dell'occhio e quindi ogni parte dell'occhio corrisponde a un sistema nel corpo, no? Quindi c'è specificatamente, tu riesci a vedere da macchie o magari segni particolari, eccetera, cioè ci sono diverse robe, riesci a capire se ci sono delle congestioni e dove sono, delle tossicità e dove si trovano, o se ci sono delle debolezze genetiche, perché tu hai la parte, come si dice, l'occhio destro. Parte di padre, l'occhio sinistro parte di madre, quindi se determinate cose, un particolare segno, solitamente una sorta di mandorla, andiamo andando un po' più nello specifico, è nella zona della parte di padre, non so, per esempio nel cuore, allora chiedi, ci sono stati dei problemi di
non so, pressione alta o attacchi cardiaci o problemi insomma legati al cuore nella parte di padre, solitamente va indietro di 3 generazioni, padre, nonno o bisnonno. È molto interessante, è spot on. Quindi in poche parole, dagli occhi, dagli occhi tu fai una sorta di mappa della persona, come dire. Dagli occhi tu riesci a capire un sacco di cose. Quando ti dicono gli occhi sono lo specchio dell'anima, gli occhi sono lo specchio di tutto, cioè dagli occhi riesci a capire tantissimo, se stai mangiando troppe proteine animali, troppi latticini, se c'è delle infiammazioni nel tuo corpo, se appunto sei intossicato in qualche modo. È incredibile. Mamma mia, questo non la sapevo, insomma. E quindi poi da lì cosa parte? Parte una sorta di analisi. Poi da lì creo dei protocolli personalizzati in base a quello che trovo, e solitamente io non uso e sono contro i supplement, quindi integratori per me sono da abolire nel mondo. Okay. Però di non pestare i piedi a nessuno dicendo questa cosa. No, pestiavoli. Questa è la prima bomba che droppo, Paolo, se mi avrai ancora in futuro ne avrò tante. Guarda, aspetta che cambio la regia, metto soltanto Why Not Caffè Italiano. Ho messo il tuo nome in questo momento, per cui puoi dirlo. Ah, ok. Vai. E quindi niente, con l'alimentazione, lo stile di vita, seguendo i 7 principi della salute, che poi sono aria, quindi con come determinate tecniche di respirazione. Tra l'altro vorrei fare a questo proposito, se tu sei a Sydney ti consiglio di guardare, magari sentire, non lo so se lo conosci, Marco Tesi. Me lo segno, Marco Tesi. Segnatelo, perché è veramente un personaggio meraviglioso. Lui si occupa di respirazione e fa proprio anche delle cose stupende con gli uomini per ritrovare, fa dei circoli di uomini per la mascolinità. È un ragazzo italiano meraviglioso, fa delle cose stupende e noi non ci rendiamo con lui tramite insomma vedendo come respiri, in che modo respiri, lui riesce a capire dove si trovano determinati blocchi nel tuo corpo. Lui è anche credo che sia... Vive qua a Sydney. È lì a Sydney. Tra Bond e lo vado a beccare. Lo vado a beccare sicuramente. Beccalo perché è veramente una fonte. Senti, ma mi piace molto questa cosa, ma come riesci? Cioè, nel senso, lavori soltanto nella zona lì? Cioè, perché tu devi vederla la persona, ovviamente, immagino. O lavori anche, che ne so, online? Sì, in realtà lavoro anche online, perché noi abbiamo, per adesso in Italia ancora non credo che ci sia, però qui in Australia abbiamo una sorta di rete, noi ci chiamiamo Heal Thyself Coaches, facciamo parte di un gruppo, e per esempio se io ho un cliente che vuole vedermi a Sydney ci sono altri Heal Thyself Coaches che possono prendere le foto, fare le foto e poi mandarmele via per qualcosa tipo $10, me le mandano per mail e io poi faccio tutto l'assessment eccetera eccetera. Molto molto sì, ma questo in tutta Australia, quindi diciamo che ci usiamo tra di noi quando abbiamo dei clienti nelle nostre zone. Per, insomma, se qualcuno volesse saperne di più di questa cosa, può contattarti direttamente o dove puoi? Sì, contatta direttamente. Facebook è la cosa più facile, sono sotto la Kate, LAKATE. Tra parentesi, tutti qui in Australia, quando mi trovano su Facebook, pensano che il mio nome sia lei. No, è un articolo, per Dio. Senti un po'. Esatto, la Kate Rodella. Senti un po', alla fine voi siete riusciti a rimanere grazie al... cioè adesso siete liberi da problemi di passaporti? Sì, guarda, a noi ci è successo veramente... quanto tempo abbiamo? Abbiamo altri 5 minuti più o meno. 5 minuti, guarda, ti dico questa cosa assurda che serva come ispirazione per tutti quelli che stanno lottando per avere il visto. Noi eravamo a un passo da prendere la permanent dopo 2 anni che abbiamo lavorato a Bondi Junction per un osteopata che era un po' fuori di testa, anche un po'... che come dire, sulle stelle. Esatto, un po' pieno. Però noi avevamo firmato lo sponsor con lui, quindi insomma era ogni giorno era dai ancora un po', ci schiavizzava, chiaramente sottopagava, insomma un disastro. Però abbiamo detto vabbè, adesso sono solo 2 anni, arrivano questi 2 anni, enorme lezione di vita,
applichiamo per questa famosa PR, finalmente ce l'abbiamo fatta e a 2 settimane prima dell'applicazione, perché noi praticamente diamo l'anticipo per il visto, per iniziare il visto, a 2 settimane dall'applicazione, questo qui viene arrestato per molestie sessuali nei confronti di una paziente. No. Se googlate lo trovate, osteopata Bondi Junction arrestato per molestie sessuali. Sì, era lui, eravamo noi. Quindi praticamente ci hanno chiuso la clinica e noi abbiamo perso il lavoro e il visto. In un nanosecondo abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Una frustrazione, Paolo, allucinante. Per parlare di questa roba dobbiamo fare un'altra puntata, quindi lascia perdere. Però una cosa te la chiedo, visto che voglio dire siete sei una che, come dire, immagino creda ai segnali, insomma, nella vita, insomma, alle situazioni che capitano. Non l'avete Molto. preso come un segnale per dire ok, andiamo via? Sì, però dall'altra parte devo dire abbiamo trovato una famiglia che ci ha detto ragazzi, avete iniziato questo percorso, se c'è la possibilità per voi di giocarvi un'altra carta, fatelo. E quindi la possibilità c'era perché la coincidenza è lì, infatti, che ho detto: ok, l'universo mi sta dando un segnale qui. La coincidenza è che nello stesso momento in cui noi abbiamo perso il visto, io praticamente ho trovato lavoro per questo altro negozio che dopo un mese di cui ha voluto sbarazzarsi, e quindi ho acquistato io. E quindi prendendo questo negozio insieme chiaramente a un amico australiano, ho avuto la possibilità di applicare per un self-sponsor e poi per un permanent. Ah, qui c'è un negozio di cosa? Cosa facevi? Era lì in CBD, era la vimia di spa, facevo massaggi, facial, Ah, una ok. piccola. Quindi l'hai preso con un australiano, sei riuscito a prendere lo sponsor e poi permane. Oh, incredibile, incredibile. Cioè, hai trovato una via che non te la sapevi, neanche la conoscevi, Sì, ci ho insomma. messo una vita, ci ho messo qualcosa tipo 23 mesi per avere la PR. Adesso ho visto gente che la prende in una settimana, 2 settimane, adesso ho sbloccato i tempi, ho sentito, però ci ho messo Credo veramente un botto. ci siano aperte le frontiere più che altro, che Esatto. adesso vanno le zone regionali e quant'altro. Comunque, a proposito di questo, domani avremo sarà Giulia da Brisbane, Ah, che è qui vicino, tra l'altro. esatto, lei oltre a raccontarci la sua storia, è anche un agente di immigrazione, per cui darà qualche informazione a proposito di questa cosa. Ecco, ho trovato il Bene, utile, collegamento. bene. Senti, stiamo concludendo, com'è un po' la giornata tipo lì dove vivi te? Allora, io mi alzo la mattina molto presto, sono diventata vegana da quando sono qua in Australia, che è molto facile rispetto all'Italia perché non abbiamo tutte le prelibatezze italiane qui in Australia. Qui è Comunque, a molto parte facile questo. rimanere a digiuno. Uno ti dice: ah sì, perché lì alla fine funziona tutto meglio, è tutto no, perché non ci sono certi ingredienti, quindi non li mangi. Esatto. E quindi niente, mi sveglio la mattina, faccio intermittent fasting, quindi non mangio fino a mezzogiorno, mi sveglio, faccio le mie cosine, mi preparo la frutta per rompere il fasting, faccio i miei esercizi del mattino con Dani, tipo risveglio muscolare, queste cose qui, e poi parto, vengo a lavorare, ho qui lo studio, faccio un po', faccio massaggi, faccio trattamenti, faccio sedute di iridologia, magari faccio un po' di Pilates con i ragazzi di là. E poi niente, poi torno a casa. Adesso nel weekend sto lavorando per ora perché non abbiamo ancora tantissimi clienti. Qui sto lavorando in una spa a Byron Bay, bellissima, si chiama Elements, è un resort meraviglioso, giusto per arrotondare. Quindi il venerdì, sabato e domenica sono lì e poi il resto della settimana sono qui e lavoro. Poi la sera, E passare da dimmi. Sydney al paesino, com'è? Ti dirò, guarda me, io sto da Dio. Io sto da Sì. Dio. Tanto comunque non è che facessimo questa grandissima vita sociale, ci lavoravamo tanto tutti e due, poi gli amici li vedevamo nel weekend, la stessa cosa qui, cioè la stessa cosa, abbiamo degli amici a Byron Bay che vediamo nel weekend o quando Alla possiamo, fine. quindi sì. Alla grande. Senti, per finire, un consiglio in parte un po' l'hai già dato prima, insomma, però te lo richiedo, ti faccio la domanda proprio bene, come si dice, un consiglio per l'italiano che vorrebbe venire qua in Australia e che sta nella fase di raccolta informazione, nella fase dell'ideazione, ok, voglio andare in Australia. Che consiglio ti senti di dare dopo 6 anni Allora, che io sei? penso
Sì, io penso che insomma dare dei consigli così generici sia un po' tricky, no? Sia un po' complicato perché ognuno ha una storia diversa, ognuno ha un background diverso, ognuno ha una preparazione, una cultura diversa. Quindi, insomma, per esempio, sarebbe chiaramente più facile per dirne una, per un elettricista o un idraulico venire qui e trovare lavoro in un anno secondo piuttosto che un lavoro, piuttosto che uno laureato che lavora in ufficio e qui che cosa viene a fare il cameriere, capito? Quindi insomma è un po' difficile, però quella di partire e provare l'Australia come qualsiasi altro posto nel mondo è sempre una grandissima, grandissima fonte di crescita e di maturazione personale. Io sono cambiata, maturata tantissimo da quando sono qui e consiglio questo percorso a chiunque, che non sia necessariamente in Australia, ma in qualsiasi altro posto del mondo. L'Australia ancora offre grandi opportunità. Quindi se ci state pensando, smettetela di pensare e fatelo. Senti, quanti anni hai? Scusami, io vado sempre diretto anche con le donne, insomma, perché almeno chi sta ascoltando si può un attimino provare anche molta più empatia, insomma. 37. 33. 36 a gennaio. Ok, perfetto. E quindi sei arrivata qua che avevi 30 anni, 30, 31 anni. Avevo sì, 30 anni. 30, Perfetto. sì, 30 anni. No, no, mi piace questa cosa perché proprio 30 anni sono l'età che tanti invece dicono vorrei cambiare, no, ormai sono troppo vecchio per farle. No, Invece. io guarda, io sarei partita anche più tardi, No, no, lo so, però alle volte funziona così. Nel frattempo ti è venuta una paralisi, credo che sia successo qualcosa al telefonino, è sparita Kate, è sparita sui 30 anni. Adesso proviamo ad aspettare qualche secondo per magari si riconnette, credo che qualcuno l'abbia chiamata. Eccola qua, dovrebbe rientrare tra poco, la sto vedendo che sta arrivando. Comunque, più che altro per arrivare ai saluti finali. Ti ha chiamato qualcuno, di la verità. 3, 2, 1, eccola qua. Questo è il problema del cellulare, quello che dico sempre. Che potrebbe arrivare la chiamata e tu vai a dire che sei su Why Not Café, insomma, no? infatti ho detto cazzo l'aveva detto Paolo che sarebbe successo. Senti, no, ormai appunto, saluti finali. Se qualcuno volesse venire a trovarti, che qualche italiano, qualche persona che lì da quelle parti volesse venire a trovare te, Daniele. Dove vi trova? Allora, ci trova The Corner, New Brighton, si chiama, e veniteci a trovare, ragazzi, è molto molto carino, uno spazio super friendly, sembra casa, tra parentesi. Seguiteci su Instagram perché butteremo fuori un sacco di cose carine. Su Instagram siamo The Corner, NB, New Brighton. The Corner New Brighton, The Corner NB, siamo su Instagram e su Facebook. Speriamo di, insomma, fare nuovi amici. Spettacolo, spettacolo. Anche passare di lì e dire oh, ci beviamo uno spritz e via. Partito. Volentierissimo, guarda, siamo sempre, sempre, sempre vogliosi di conoscere nuova gente. Perfetto, Kate, è stato un grandissimo piacere e Per chissà me. che ci vedremo da quelle parti, insomma, magari. Volentieri, veniteci a trovare, Paolo, un bacione Va bene, grande. un bacione, ciao, grazie mille. Ciao, ragazzi, ciao. A te, ciao, Ciao. caro. E adesso invece, eccoci qua. Allora, adesso andiamo a chiudere, insomma, abbiamo anche un pochettino sforato rispetto alla promessa dei 30 minuti, ma ci sta, specialmente quando ci sono ospiti interessanti anche che hanno tantissime informazioni. Anzi, ringrazio anche Kate, che insomma è stata brava nel parlare velocemente, perché almeno siamo riusciti a racchiudere tantissimi contenuti all'interno di questo caffè mattutino. Bene, io vi auguro una buona giornata e una buonanotte invece a quelli che ci hanno seguito dall'Italia. Perdonate se non sono riuscito a rispondere ai commenti che arrivavano durante la diretta, ma appunto c'era tanta carne sul fuoco. Ciao, a domani.